Lunedì 18 settembre, presso l'auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Sala Borsa, è stata presentata la sesta edizione del bando Incredible per i progetti di imprese in ambito culturale e creativo dell'Emilia-Romagna. Abbiamo chiesto all'assessore Matteo Lepore quali sono stati i risultati delle edizioni precedenti e quali sono le novità di quest'anno. Allora, Incredible è la sesta edizione, in questi anni abbiamo sostenuto tante realtà creative della città che hanno costituito poi un'impresa o hanno realizzato spazi per l'associazionismo o i liberi professionisti. Oltre 40 immobili assegnati in questi anni. In questa edizione la novità è innanzitutto che ci sono più contributi da 10.000 euro, abbiamo un ammontare complessivo di quasi 150.000 euro grazie alla Regione Emilia Romagna e il sostegno del Comune. In più, per la prima volta annunciamo gli spazi all'apertura del bando, quindi abbiamo messo in gara circa 17 spazi immobili di grandi e piccole dimensioni che con il bando Incredible finalmente i creativi della città possono rigenerare o gestire per sviluppare progetti interessanti. Durante l'incontro ha preso la parola Valentina Montalto, che ha illustrato il progetto The Cultural and Creative Cities Monitor. Si tratta di un progetto che è stato sviluppato in 2 anni dal Joint Research Center, ossia un centro di ricerca interno alla Commissione Europea, e consiste in una piattaforma interattiva di dati su 168 città culturali e creative selezionate in 30 paesi che permette di valutare queste città rispetto a tutta una serie di aspetti legati al mondo della cultura e della creatività. Per esempio il numero di musei pro capite, il numero di teatri pro capite o anche l'occupazione nei settori relativi al mondo della cultura e della creatività. È una piattaforma che è stata pensata per un accesso semplice, immediato, in modo tale da dare anche ai non tecnici un accesso facilitato e comprensibile a questo aggregato di dati che abbiamo raccolto. Come si posiziona la città di Bologna in questa analisi? A Bologna ha un risultato molto buono sia a livello europeo, in cui si colloca al 10° posto rispetto alla città della stessa dimensione in termini di popolazione, e raggiunge ben il 3° posto, quindi si trova sul podio a livello nazionale, subito dietro Milano e Firenze. Ogni città ha delle aree di specializzazione specifiche, quindi Bologna per esempio risulta particolarmente forte sull'occupazione nei settori culturali e creativi e sull'aspetto qualità della formazione universitaria e capitale umano, quindi numero di laureati nelle discipline artistiche legate anche al mondo delle nuove tecnologie. Detto questo, ci sono degli aspetti in cui può migliorare, e in questo appunto speriamo che la piattaforma sia di aiuto, nel senso che è facile capire in quali aspetti in cui Bologna potrebbe migliorare, altre città vanno meglio e quindi dove si potrebbe avviare un dialogo, uno scambio di apprendimento reciproco. L'evento è stato anche l'occasione per la vice sindaco Marilena Pillati di presentare un'importante opportunità per sviluppare la creatività giovanile, il progetto MACBO. Il progetto MACBO è un progetto che il Comune di Bologna ha presentato insieme ad alcuni partner. Ha ricevuto un importante finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha come finalità quello di investire sulla creatività giovanile attraverso la riqualificazione di uno spazio urbano, uno spazio che si colloca a Bologna in un distretto particolare, diciamo al centro di importanti luoghi culturali, e che dovrà non solo essere, diciamo, vedere la partecipazione dei giovani nella fase di progettazione di uno spazio, nella definizione dei suoi usi e anche nell'uso di questi spazi, che dovranno essere, diciamo, comunque connotati come luoghi, laboratori, promotori di creatività e di innovazione. Uno dei tanti tasselli che in questa città hanno, diciamo, come finalità proprio quello di promuovere e sviluppare la creatività dei giovani.